è l'uso dei migranti come strumento di politica internazionale. Questo è un uso che va assolutamente rifiutato e che, come ho detto, è inaccettabile anche alla luce dei valori dell'Unione Europea. Ma è anche vero però che questi migranti vanno trattati bene. Non è pensabile violare i diritti umani di questi migranti. Grazie. Anche perché oltretutto le cifre in questione a noi fanno un po' sorridere. Con i nostri 63.000 qui si parla di qualche migliaio. Quindi anche per questo si devono essere trattati bene. Molti, tra cui l'onorevole Boccia, avete sollevato la questione della migrazione. È un problema che, insomma, io continuo a usare sempre la stessa definizione, deve essere un approccio umano, equilibrato e efficace. E questo è un po' il riassunto di tutte le cose, ma certamente un aspetto, e continuo a richiamare ogni volta che mi trovo qui, un aspetto che occorre affrontare con molta più intelligenza e determinazione è quello dell'accoglienza. Se si sbaglia l'accoglienza, l'immigrazione diventa un peso ancora maggiore. Se si fa un'accoglienza fatta bene, diventano risorse. E ho usato questa parola, non so più, risorse. Quindi questo è un punto su cui effettivamente occorre concentrarsi.